Oggi si sana un'altra ferita burocratica amministrativa della nostra città, il cui iter è iniziato nel 1991. Grazie a questo accordo sinergico fra il Comune di Catania e gli ACP si consegneranno entro 2 anni 144 alloggi alle famiglie in emergenza abitativa, coerentemente con quello che è stato fatto per l'ex Palazzo di Cemento, coerentemente con quello che faremo con la ristrutturazione di 14 immobili confiscati alla mafia e altri 18 immobili in Viale Bummacaro attraverso una rimodulazione dei fondi del patto per Catania. Lo avevamo detto, lo stiamo puntualmente facendo, l'emergenza abitativa è un'assoluta priorità di questa amministrazione e stiamo scrivendo una pagina di best practice di eccezionale valenza. Oggi si realizza un momento importante che fa seguito ad un accordo sinergico realizzato tra Istituto Autonomo Case Popolare e il Comune di Catania. Finalmente si risolve una vicenda che risale al 1991, per cui attraverso questo accordo saranno realizzati 144 alloggi, saranno completati per l'esattezza, per cui si darà una risposta importante all'emergenza abitativa che riguarda questa città. Siamo assolutamente soddisfatti e questa è la riprova che l'azione comune delle pubbliche amministrazioni può dare risultati importanti a favore dei cittadini.